al comando, ed essendo io abilitato al comando di unità da diporto, mi sento per duplice motivo responsabile di questo pomeriggio che mi auguro di condividere con voi. La platea di avvocati mi ha portato ad analizzare con l'occhio da giurista la legge 220, che chiameremo in un nostro gergo tecnico riforma del condominio, che ha interessato in maniera trasversale l'impianto normativo complesso condominiale, sia da sotto profilo fiscale, sia sotto profilo civilistico, quindi intervenendo sul codice, ma anche intervenendo su norme tecniche. La platea però è una platea di avvocati, e conseguentemente il profilo che io intendo dare a questo pomeriggio non è quello del profilo rivolto, come nella maggior parte della formazione in materia di riforma del condominio, a chi amministra il condominio, quindi un profilo applicativo nella fase operativa di chi deve gestire, ma di chi potrebbe trovarsi a gestire il conflitto. La gestione del conflitto che all'indomani della riforma va analizzata con una delicatezza che probabilmente non era in questi termini già necessaria prima di questa importante novità. Parto da una contestualizzazione generale. Prima della riforma, che viene approvata da Camera e Senato in ultimo nel novembre del 2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel 2013 ed entrata in vigore il 18 giugno, scusate, nel dicembre 12, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore il 18 giugno del 2013. Questo per dare una contestualizzazione temporale che poi richiameremo nella seconda fase del nostro pomeriggio, quando parleremo di rappresentanza in giudizio e in fase stragiudiziale, in particolar modo in mediazione, dell'amministratore condominiale. Quindi ci ricorderemo il 18 giugno del 2013, ma non solo, ci ricorderemo l'approvazione della norma a novembre del 2012, la pubblicazione in gazzetta a dicembre del 2012, proprio perché ci interesserà per contestualizzare alcuni passaggi che sono spesso oggetto di anche contestazione rispetto al potere o meno dell'amministratore di condominio di sedersi a un tavolo di mediazione o in contesti stragiudiziali, avendo invece lui di fatto la rappresentanza in giudizio. Cosa è cambiato con la riforma? È stata elevata a rango giuridico superiore molto di ciò che era stato disciplinato dalla giurisprudenza. Il condominio dal 1942 al 2013 è stato disciplinato da una manciata di articoli del codice, dal 1117 al 1139, con i richiami al 1100-1116 per quanto riguarda la comunione, per i vari rinvii alla materia della comunione. La realtà condominiale si è evoluta, le tipologie di soggetti appartenenti ai condomini in edificio si sono evoluti, faccio degli esempi, non soltanto persone fisiche, ma pubblica amministrazione, ma tutti i soggetti partecipati che sono società di diritto privato che vengono amministrate secondo le norme del diritto pubblico, associazioni, i trust. Pensiamo poi alle varie declinazioni di tutti i titolari di diritti reali, titolari di diritti di godimento che hanno interessi nello scenario condominiale. Ecco, prima della riforma c'era il condomino e poi c'era il conduttore e c'era una marea di giurisprudenza che all'occorrenza si è espressa nel collocare il torto e la ragione da una parte o dall'altra, conseguentemente in modo superandi. Come deve comportarsi l'amministratore, come deve comportarsi sia nella gestione del condominio sia nella rendicontazione a fine mandato, e questi elementi, queste linee guida emergevano sostanzialmente dalla giurisprudenza, da 40 anni di giurisprudenza. Quando io ho scritto il mio primo testo, ad esempio, sulla contabilità e la gestione condominiale, ho dovuto analizzare 40 anni di giurisprudenza. Poi in realtà erano poco meno, erano 30, perché nei primi 10 non c'era granché. Ma per capire esattamente
quale fosse un reale contenuto pratico, operativo e utile per il lettore del testo il giorno in cui nel proprio ufficio dovesse metterlo in atto. La riforma interviene, dicevamo, nell'ambito dei poteri dell'Assemblea. Prima della riforma si poteva tranquillamente affermare che l'Assemblea è sovrana, era sovrana. Dopo la riforma l'Assemblea è sovrana, salvo non violi quanto prescritto all'interno della norma. Vedremo dei passaggi specifici, no? Perché è stata tolta parte della sovranità assembleare a seguito della riforma. È stata tolta buona parte della libertà contrattuale che la normativa precedente lasciava all'assemblea e all'amministratore del condominio. Vi voglio fare un esempio fra tutti: come rendere il conto, come contabilizzare, come fare la contabilità del condominio e come poi rappresentarla in quello che prima chiamavamo consuntivo con il riparto e che adesso invece ha un nome specifico, anzi sembrerebbe avere un nome e un cognome, cioè rendiconto condominiale, di cui è l'articolo 1130 bis del codice. Cioè l'amministratore dal 18 giugno del 2013 deve rendere il conto in quel modo, non in un altro modo. Prima della riforma l'amministratore rendeva conto, l'amministratore mandatario rendeva conto per come l'assemblea mandante acconsentiva che lui rendesse conto. Quindi io tengo una certa contabilità purché io ritenga che sia chiara, poi la redigo in un prospetto che io ritengo essere chiaro, lo presento a un'assemblea che ne condivide la chiarezza. Se nei 30 giorni qualcuno impugna, un giudice si esprimerà su il torto o la ragione, decorsi i 30 giorni fondamentalmente si è fatto bene ad operare in questo modo. Oggi non è più così. Oggi esistono chiari obblighi contabili, chiari documenti contabili obbligatori, chiari obblighi di movimentazione del denaro, chiari obblighi di rendicontazione di come si è movimentato e di come si è contabilizzato, e soprattutto mi capita di dover sottolineare questo aspetto quando la platea non è di avvocati ma ad esempio di commercialisti. Soprattutto la contabilità condominiale e il rendiconto condominiale non sono prevalentemente quantitativi come un bilancio aziendale, cioè prevalentemente la rappresentazione di numeri, ma la rappresentazione dei numeri è importante perché impatta sul quantum. Ma direi che se esistesse la possibilità di pesare le informazioni oltre che i numeri, il rendiconto condominiale è prevalentemente informativo. È il mandatario che informa il proprio mandante di come è andata la gestione e non informa soltanto di quanto ha speso, sicuramente continuerà ad informare rispetto a quanto ha speso e come ha speso, ma anche a come ha movimentato il denaro, cioè che strumenti ha utilizzato, con quale livello di tracciabilità, anche come ha tutelato il patrimonio. Quindi ci spostiamo da una visione puramente economica ad una visione prettamente patrimoniale, e questo lascia ai legali importanti margini di manovra. La dico